Chi di voi ha mai mandato un messaggio su Facebook, per esempio, ad una ragazza così, senza averla mai conosciuta? Ciao bella! Su, dai, alzate le mani, vi conosco. Mi stai chiedendo cosa c'entra con l'essere DJ? Scoprirai tra un attimo. Te sei lì, vedi una ragazza carina, vedi un po' di foto eccetera, ti impegni, magari crei un messaggio oppure vai direttamente con il ciao bella così e magari ti aspetti anche una risposta e la risposta non arriva e ti incazzi anche, dici ah questa se la tira. In realtà non funziona e c'è un motivo ben preciso e questo motivo è utile anche per noi, perché io non sono una bella ragazza, sono un DJ. E continuamente mi arrivano messaggi di chi mi dice ciao, è uscito il mio nuovo album, o il mio nuovo brano, oppure ho fatto questo o quell'altro. Sì, ma chi sei? Perché? Vedo che mi comporto uguale, allora mi faccio due domande. Facebook ha inserito da un po' di tempo alcuni modi per poter interagire con le persone. Il mi piace, che se vi ricordate bene all'inizio non c'era. I commenti, ai post, alle foto, eccetera. È un modo un po', come dire, cerca di avere contatti con le persone e poi magari puoi anche mandare il messaggio diretto. Infatti hanno introdotto i filtri. Ci sono tanti messaggi che finiscono nella categoria altri perché sono persone che non frequenti abitualmente sul social e quindi vengono in qualche modo contrassegnati come spam. Ma se ci pensi bene, è evidente il motivo per cui non ti arriva una risposta. Te, anche con tutto il tuo impegno e tutti i tuoi buoni propositi, irrompi nella vita di una persona e pretendi anche di ottenere subito la sua attenzione o magari il tuo obiettivo. Che molto spesso noi maschietti, quando scriviamo ciao bellissima, in realtà vuoi scopare. E così è allo stesso modo per i DJ. È uscito questo, ovvero compra. Ma non puoi pretendere di vendere qualcosa dicendo a qualcuno eccomi, compra. Anche in questo caso, purtroppo, bisogna sbatterci, sì. Non puoi pretendere di ottenere subito l'obiettivo soltanto perché crei un bel messaggio, soltanto perché fai un complimento, soltanto perché dici ciao, eccomi, sono interessato a te. Purtroppo anche per parlare con una bella ragazza bisogna imperniarci, sì. E lo stesso se vuoi promuovere te stesso e la tua musica. Ma è lo stesso anche per un curriculum lavorativo. È difficile che tu riesca ad attirare l'attenzione piombando dal nulla con un'email. Ora, magari in quel caso c'è chi è pagato per leggerli, però è evidente anche in quel caso lì che questa persona, che magari ne riceve tantissimi, la sua attenzione sarà diretta prima di tutto a quelli con cui ha già avuto anche solo dei contatti. Poi magari le analizza con le sue categorie e insomma la sua scala di merito. Ma se deve fare una scelta, inevitabilmente verranno esclusi quelli con cui non ha mai avuto nessun tipo di interazione di qualche genere. Arrivo al dunque. Se vuoi ottenere degli obiettivi tramite i social per riuscire a promuoverti, o se vuoi raggiungere delle persone che ti interessano, con cui vuoi entrare in contatto, con cui vuoi collaborare, i DJ che più ammiri, i personaggi con cui vorresti entrare in relazione, le etichette con cui ti piacerebbe uscire, il modo migliore per farlo, che non è quello più breve, è quello di entrarci in contatto, commentare, metterci mi piace, fare domande, cercare di avere risposte, per poi riuscire ad ottenere in qualche modo uno spiraglio per poterci dialogare direttamente. Lo vedi, no? Quando una persona te continuamente gli mandi i tuoi input e questa non reagisce mai, anche solo perché la sua attenzione è diretta altrove, è evidente che il tuo messaggio diretto difficilmente potrà essere preso in considerazione, soprattutto se è un messaggio standardizzato. Se poi gli chiedi qualcosa di specifico a quella persona, con qualche riferimento in particolare, allora si può ottenere qualcosa, però anche lì ci vuole un minimo di impegno in più. È importante curare bene questo aspetto, perché è molto trascurato. Ognuno pensa che a creare dei buoni messaggi sia sufficiente. In realtà devi anche cercare di entrare in contatto con queste persone attraverso il loro profilo, un modo per attirare l'attenzione nel senso buono del termine. Troppe volte pensiamo che sparare nel mucchio sia una buona strategia, troppe volte pensiamo di ottenere tutto e subito semplicemente con dei messaggi magari costruiti in qualche modo. Troppe volte siamo delusi dalla mancanza di risposte, ma in realtà è perfettamente normale. Anzi, è proprio così che deve essere. È vero, è più impegnativo, è più faticoso,
i risultati arrivano anche lì con il tempo, perché inizialmente sei soltanto un numero, un profilo, una foto. Prima di essere riconoscibile te rispetto a tutti gli altri, bisogna in qualche modo entrare in contatto e portare avanti questi contatti. Engage with real people. Se c'è un consiglio che tutti i marketer danno per qualsiasi tipo di social è engage with real people, ovvero parla con le persone, entra in contatto, interagisci. Non solo devi rispondere alle persone che ti contattano, ma devi anche cercare di entrare in contatto con altre persone, cercare di non parlare soltanto di te, cercare di condividere qualcosa che possa interessare anche gli altri. Questo è uno dei segreti, che poi non è niente di così segreto, ma è talmente dato per scontato che in realtà poi nessuno lo prende in considerazione questo fatto. Però effettivamente sono un sacco di messaggi mandati così che finiscono nel vuoto. E allora è evidente ci si dimentica di questo fatto qui. Engage with real people. Io sono un DJ, eppure mi arrivano decine e decine di messaggi così. Perché ovviamente uno pensa che devo vendere il disco, sparo nel mucchio. Ma in realtà lo spam non porta grandi risultati. Se pensi che le email oggi vengono aperte tra l'1 e il 5% di tutte quelle che arrivano, pensa un po' ai messaggi a caso. Quanti ne verranno aperti? Quanti ne arriveranno all'obiettivo? Parlando ovviamente di persone con cui non hai mai avuto nessun tipo di contatto. Conversazioni reali, anche se avvengono tramite i social. Interazioni reali. Sono queste che portano risultati, anche in questo caso nel tempo. Quindi sia che tu voglia cercare di conquistare la ragazza che ti piace, sia che tu voglia farti anche un'avventura extra rispetto alla tua relazione che già hai, o che magari tu voglia cercare di ottenere un lavoro, una collaborazione o di promuovere la tua musica, cercare questa strada è l'unico modo possibile per avere dei risultati reali e non sparare nel mucchio o a casaccio qua e là, anche per evitare di finire in un bello screenshot che ora vanno molto di moda. Per qualsiasi consiglio in merito scrivi qua nei commenti, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su Facebook che YouTube e alla prossima!